Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi parliamo di come scegliere il primo modello. Innanzitutto vorrei dire che uno inizia questa avventura sicuramente per divertirsi, ma anche per imparare, perché è inutile comprare un modello e siamo alle prime armi, lo spacchiamo la prima, la seconda, terza volta e poi uno chiude lì e basta. E questo sicuramente è successo a tanta gente, perciò questo video è dedicato a tutti quelli che vogliono iniziare e aiutarli a scegliere il primo modello. Quali sono i criteri di scelta per questo primo modello? Il primo e il più importante: questo modello deve avere i comandi necessari ad imparare a volare bene. Cosa intendo con questo? Potete andare anche al supermercato, trovate tanti elicotteri o altri modelli che ti dicono sono tre canali e mezzo o quattro canali, ma sono fittizi. No, noi abbiamo bisogno di un modello che abbia almeno quattro canali e vi spiego cosa intendo con questo. Allora, prendiamo per esempio questo modello, ok? Questo l'avete visto nel video scorso come prova, ma possiamo prendere anche altri modelli, ma lo tengo in mano solamente per una dimostrazione. Allora, quattro canali. Allora, un canale praticamente ci dà il gas e quindi sale su e scende giù, ok? Un altro canale fa questo movimento, inclina in avanti, inclina indietro. Un terzo canale che fa questo movimento, ok? E il quarto canale fa questo movimento. Meno di questi non ci serve perché non impariamo. Il secondo criterio è la pericolosità. Siccome siamo nuovi in questo, cioè a pilotare un modello, è come guidare una macchina per la prima volta, quindi bisognerebbe che questo modello non sia pericoloso, ok? Quindi non andiamo a scegliere il T-Rex 800, anche se siamo super mega ricchi che possiamo permettercelo e romperlo mille volte, però è pericoloso per noi e per gli altri, quindi non scegliamo questo modello assolutamente, ma scegliamo un modello meno pericoloso. Il terzo criterio sarebbe la visibilità. Allora, per chi non ha visto lo scorso video che ho fatto su come vola un elicottero, può andare a rivederselo, e nell'ultima parte avevo parlato di come si invertono i comandi quando si gira il quadricottero. Mettiamo che il mio stick è questo, il mio dito. Allora, se l'elicottero ha la coda verso di me, io inclino lo stick a destra, lui si inclina a destra. Però quando è al contrario, io se inclino a destra, lui si inclina da questa parte, quindi questo istinto sempre che è il nostro istinto, che il destra sempre il destra, dovremmo cercare di andare a imparare le direzioni, diciamo. E questo cosa c'entra con la visibilità? C'entra perché se io non vedo la direzione del mio modello, non so come devo muoverlo, ok? È molto importante questo. Perciò un modello più grande come questo è meglio per la visibilità, però lo escludiamo, che la pericolosità è maggiore del vantaggio della visibilità. Il quarto criterio è la stabilità. Sicuramente un modello che pesa di più come questo è più stabile, e quindi se c'è vento non si muove, rimane lì e quindi è più facile da manovrare. Il quinto criterio è la robustezza, quindi se il nostro modello cade è robusto, si fa poco, ok? Cioè si fa male poco. E il sesto criterio è la quantità di pezzi esposti al danno in una caduta. Cosa vuol dire questo? Se io ho per esempio un multicottero con tantissime eliche qui attorno,
ok? Se va contro un ostacolo da qualsiasi parte, rompe qualcosa, quindi un quadricottero sicuramente è meglio. Per esempio, ci sono dei modelli che hanno delle protezioni da questa parte o da questa parte, e questi sono migliori di quelli nudi come questo, anche se questo è un po' particolare perché è molto robusto, ok? Quindi la robustezza e la quantità di pezzi esposti o che rischiano di essere rotti in una caduta vanno bilanciati in un modello. Il settimo criterio è la facilità di riparazione in caso di danno. Quindi ci sono dei... un esempio, un elicottero dopo una caduta è impossibile che tu lo ripari lì nel campo, è molto molto difficile, bisogna mettersi lì, smontare, montare, e ci sono tanti pezzi che si rompono in una caduta di un elicottero. Invece un quadricottero cade, si rompe un braccio, potresti cambiarlo, smonti, rimonti, lo cambi, si rompe un motore, lo cambi, è molto molto più facile, ci sono meno, meno cose da fare. Quindi un modello con facile da riparare è sicuramente meglio per un principiante, anche perché un principiante vorrebbe solamente divertirsi, fare come ha visto gli altri divertirsi. L'ottavo criterio è la disponibilità dei pezzi di ricambio, perché l'ho messo prima del nono criterio, che sarebbe il costo del pezzo di ricambio, perché uno potrebbe avere i soldi o non avere i soldi, però se il pezzo di ricambio non è disponibile o lo ordina, arriva dopo un anno, è inutile, cioè uno lascia stare. E il decimo criterio è il costo. Il costo è relativo in base a quanto uno vuole dedicare dalla sua tasca a questo hobby. Facciamo adesso una comparazione tra elicottero e quadricottero. Però io ho escluso da questa comparazione il tricottero, ho escluso anche un multirotore che abbia più di 4 eliche. Perché? Perché il tricottero è un po' particolare, quindi difficile da pilotare se non sei esperto, quindi lo escludiamo, quindi non diamo un pezzo complicato a uno che sta imparando appena adesso. Il multicottero, quindi che abbia più di un'elica, intanto cioè 4 eliche volano, non ci sono problemi, però se aggiungiamo più eliche, aggiungiamo più esca, aggiungiamo più motori, il costo iniziale aumenta. Poi, come abbiamo detto all'inizio, l'esposizione, cioè diciamo al rischio, sia dal punto di vista economico, quindi se cade un multicottero si rompe 2 motori, perché sono 3 motori, non è come un quadricottero che cade, magari rompe un motore o 2 motori, ma gli altri sono protetti perché non ce ne sono qua altri. E non solo questo, se va contro qualcuno sicuramente gli fa un bel danno multicottero, diciamo. Un'altra cosa riguarda a un multirotore che abbia più di 4 eliche è il fatto che la forma di solito è tonda. Essendo tonda la forma, è difficile da distinguere dove è la coda e dove è la testa. Specialmente un principiante avrebbe difficoltà a distinguerlo, quindi potrebbe trovarsi testa coda senza accorgersi, e magari vuole andare a destra, gira lo stick a destra e il quadricottero va a sinistra, e questo è pericoloso. Solitamente i multicottero vengono distinti con le braccia di colore diverso, però è difficile, se non c'è una forma vera e propria non è adatto ad imparare. Adesso facciamo il confronto tra quadricottero ed elicottero. Allora, una cosa molto importante, difficoltosa da imparare in un elicottero, è l'inclinazione. L'elicottero si inclina, ok? Allora, se io continuo ad andare avanti con lo stick, a un certo punto si ribalta l'elicottero, e qui
il principiante finisce la sua esperienza. Il quadricottero è programmato per inclinarsi al massimo a 50 gradi, o cioè viene programmato 45-50 gradi, quindi io posso anche andare avanti con lo stick così e lui continua ad andare avanti, non si ribalterà mai. E questo è molto importante per imparare, quindi iniziamo prima a imparare tutte le direzioni, a imparare a volare invertiti e poi dopo passiamo all'elicottero. Questo è una cosa è la più importante secondo me per imparare. Un altro punto a favore del quadricottero è il fatto che quando cade un quadricottero l'elica è collegata direttamente al motore, quindi a un certo punto picchia contro qualcosa o si spacca l'elica, e la maggior parte delle volte si spacca l'elica, in alternativa si ferma il motore perché non ha una forza di leva, cioè non ci sono una trasmissione di ingranaggi come l'elicottero. Adesso vediamo l'elicottero. Come vedete invece in un elicottero il motore non è collegato direttamente all'albero e quindi alle eliche, ma c'è questo ingranaggio che in caso queste eliche si fermano per una caduta, il motore non si ferma finché non rompe tutto l'ingranaggio, quindi bisognerebbe smontare tutto. I sistemi di trasmissione sono simili tipo alla bici, che quando pedali in avanti pedala, invece indietro va a vuoto, e quindi questi sistemi qua possono anche rovinarsi. In una caduta non si ferma finché non spacca quasi tutto, in più anche la coda abbiamo che ha dentro tutta la trasmissione, insomma è complicata la caduta dell'elicottero. Qui si ferma l'elica o si spaccano e non ha una torsione così forte come questo, perché la trasmissione è diretta dal motore all'elica. Un altro punto a favore di un multicottero, un quadricottero, e a sfavore di un elicottero è l'elica. Le eliche, come vedete, sono di plastica, possono essere anche di carbonio, però comunque hanno una massa minore, una leva minore da qui fino a qui, quindi è come un elicottero. Un elicottero ha una massa maggiore, l'elica è vero che è una, però è una robusta, è una che ha una leva molto forte, quindi se picchia contro qualcosa fa veramente male, cioè fa danni molto più grossi di un quadricottero. Adesso vi dico un'ultima cosa dalla mia esperienza: un elicottero quando cade il danno c'è sempre, invece un quadricottero quando cade a volte c'è il danno, a volte non c'è il danno, ma vi dico che la maggior parte delle volte che è caduto un quadricottero a me il danno era riparabile direttamente in campo, e questa è una cosa molto bella, cioè ti cade, tac, un'elica rotta, rimetto un'altra e riparto. Adesso parliamo della differenza di gestione dell'errore in volo da parte del principiante o dell'esperto. Stiamo volando con questo elicottero, un esperto di solito che sta provando delle mosse nuove, o uno di media esperienza che sta imparando ancora però sa gestire bene l'elicottero, di solito vola in alto perché sta provando una cosa nuova e quindi c'è possibilità di errore. In caso di errore in alto, io che sono esperto, se sbaglio qualcosa ho tempo fino alla caduta per terra per aggiustare l'errore. Eventualmente, in un caso che sta cadendo l'elicottero così, ho più tempo per decidere, ho più tempo per agire, e quindi la maggior parte delle volte quando succede un errore io anche così, sono così per esempio, lo spingo in alto e poi decido cosa fare. Se va in alto, molto in alto, anche io da esperto lo vedo e riesco a recuperarlo, ok? Invece un principiante non dovrebbe fare questo, perché se lo alza molto in alto magari lo perde, non vede le direzioni e lo fa cadere, o peggio lo fa anche, lo perde, ok? Il principiante dovrebbe volare e in caso di errore dovrebbe staccare il gas, si spegne il motore per minimizzare i danni e cade il modello per terra, lo riprende, rivola un'altra volta, succede, non riesce a controllarlo, toglie il gas un'altra volta e cade sull'erba, non le succede niente. Quindi abbiamo bisogno di un modello che se cade
non gli succede niente se è un quadricottero, non un elicottero. Un elicottero, se tocca anche per, se per terra, tocca per terra, boom. Sicuro un elicottero appena tocca la pala qualcosa, l'albero si piega. Potresti strappare anche gli ingranaggi, ci sono tanti danni da caduta da basso, quindi un quadricottero è molto meglio di un elicottero per imparare. Cioè io imparo i comandi principali e poi dopo prendo un elicottero e mi diverto come voglio. Ovviamente un modello più grande per una persona di medio livello o un esperto, un elicottero grande per imparare delle mosse nuove, se lo faccio in alto è meglio un modello grande, grosso, perché riesco a vederlo. Invece per un principiante non è necessario, perché dobbiamo volare basso. Anzi, un modello più piccolo che vola in basso e cade e porta meno danni. Queste sono fondamentalmente le ragioni per cui io vi consiglio un quadricottero piccolo, che sia agile, che sia maneggevole e che costi poco, che abbia dei pezzi di ricambio disponibili, quindi un quadricottero di vecchia data che esiste già. E a me piace moltissimo questo, un micro quadricottero della Valkyra, si chiama Ladybird dall'inglese vuol dire coccinella. Un prossimo filmato farò un review di questo quadricottero per spiegare tutte le qualità, così le qualità, difetti ma anche pregi di questo quadricottero. Non è l'unico nel mercato, esiste anche della Hapsan X4 che mi piace molto. Anche quello ha dei difetti, dei pregi, che più o meno equivale a questo, ma secondo me per imparare Valkyra Ladybird è il migliore. Avete deciso di comprare questo o qualche altro quadricottero piccolo? Avete imparato? 8 e poi 8 al contrario, e quindi siete fluidi nel fare questo movimento, ok? A questo punto bisognerebbe passare a un simulatore. Poi farò anche un video che spiega le varie opzioni che ci sono nel mercato, quali sono i migliori simulatori e perché scegliere uno piuttosto che l'altro. Se vi piace questo video non dimenticate di cliccare il bottone mi piace, e se volete seguire questo canale e i video in arrivo, essere aggiornati in tempo sui video che sono in prossima uscita, e non siete ancora iscritti, cliccate sul bottone in sovraimpressione qui sullo schermo iscriviti. Un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi parliamo di... Non mi ricordo.